Ciao a tutti. Oggi siamo a Tonezza del Cimone. Abbiamo fatto un sentiero ad anello che partendo da località Campana ci ha portato fin su all'ossario del Monte Cimone e poi siamo scesi per l'altro versante e ora ritorniamo. In totale sono venuti fuori 10 km per 370 metri di dislivello, fatti in maniera molto scialba per vedere un po' quello che è successo qui durante la Grande Guerra. Un pezzettino di questo sentiero che abbiamo fatto ricalca l'Alta Via della Grande Guerra, inaugurata domenica scorsa ad Asiago. E molto carino, molto bello e molto di riflessione. Con le immagini che vi lascio, spero di farvi venire voglia di venire anche a vedere questi boschi di Tonezza. Let's go! Buongiorno, dove si va oggi? Sul Cimone. Perché siamo a? Tonezza del Cimone. Perfetto. All'inizio passiamo l'area di un cimitero di guerra del 59esimo reparto Reinhard di Salisburgo, reparto arrivato in questi luoghi con la Strafe Expedition. Nel 1916 hanno conquistato tutto il territorio di Arsiero e presidiavano il bordo dell'altopiano, considerato che il Cimone era molto importante dal punto di vista strategico. Questo reparto, il 59esimo Reinhard, ha combattuto dal 1916 fino al 1917 in queste zone. Finita la guerra, in questo cimitero sono stati portati tutti i caduti della zona, un totale di 1036 caduti austro-ungarici, non ci sono corpi italiani. Nel 1965 sono stati riesumati tutti i corpi e il cimitero è stato abbandonato e logicamente il bosco ha fatto la sua parte e ha nascosto tutta l'area. Un gruppo di volontari difanti della zona di Vicenza, in 5 anni di lavoro, hanno recuperato l'area e per non dimenticare che cos'è la guerra e per rispetto dei soldati, anche se nemici, mantengono l'area dignitosa ed ogni terza domenica di luglio curano un evento commemorativo. Sotto le croci che vediamo, quindi, non ci sono i corpi o i resti dei soldati, sono però messe a monito di quello che è stata la guerra. E per rispetto ci sono su ogni croce il nome, il reparto e la data di morte dei soldati. Ringrazio i volontari che ci hanno fornito tutte queste informazioni e vi invito a fermarvi per 4 chiacchiere con loro che ogni fine settimana si trovano in questo luogo e aprono la casetta informativa. All'interno di questa potete trovare foto d'epoca e materiale trovato durante la sistemazione del cimitero. Guerra. Ma è da poco che l'hanno... Da domenica scorsa. Che l'hanno inaugurata. Allora, Alta Via della Grande Guerra, questo è il simbolo inaugurato domenica scorsa. L'Alta Via unisce, dimmi? Unisce i quattro ossari, Casubio, Cimone, Asiago e Grappa. Inaugurata la scorsa domenica. Sì. Bene, ecco, noi andiamo verso il Monte Cimone. E qui ci sono i sentieri Monte Cimone, di qua. Probabilmente vedi tutto sto versante qua, che non è tanto ripido, probabilmente una volta erano tutti pascoli, prati, che poi sono stati piantati gli abiti. Perché di qua invece vedi che dove è un po' più mosso trovi tanto più faggio. Questo sarebbe l'ambiente del faggio più che dell'abete. L'abete qua è stato piantato, poi si adatta in qualche maniera.
appena l'orografia si cambia, si fa un po' più mossa, un po' più corrugata, e sparisce l'abete e ritorna al bosco naturale di faggio. Giapponesi o comunque orientali. Dopo li vediamo meglio. Quello lì che vediamo lì sull'altipiano è Rozzo, quindi l'altipiano di Asiago, e quello è il costone del sentiero delle cenge di Rozzo. Molto affascinante, molto bello, ve lo consiglio, andate a farlo. Allora, questo è della famiglia dei porcini, ma non tutti i porcini sono buoni. Questo è il cosiddetto porcino satana. Vedi che c'è un po' di sfumatura rossa. Questo è super velenoso, quindi... se andate a funghi, prendete solo quelli che conoscete, perché con quello ci lasciate le penne. Osservatorio Balena. Dopo leggo cosa c'è scritto. Allora, l'osservatorio Valleda è una stretta e profonda galleria e si raggiunge una piccola grotta con due piccoli fori che danno sulla Valdastico. Qui, là sotto c'è la Valdastico, qui erano posizionati dei cannoni austriaci che sparavano verso le truppe italiane, una vera spina nel fianco, ben nascosta e difficile da localizzare. Vale la pena fare una deviazione e scendere fino a qui. Un peccato che noi non vediamo niente, però è veramente bello. Il sassolino di Marta è su uno dei due buchi dell'osservatorio Valleda. Oggi purtroppo non si vede niente, ma vedrà tutta la Val d'Astico. Qui, eccolo lì. Sassolino. Andiamo e usciamo adesso, ripercorriamo il sentiero e ritorniamo su. Buio. Allora, questa zona la chiamano la bolgia delle streghe. Però vedi che questa qui è tutta rifatta. Qui? Sì, sì. È quello che si dovrebbe vedere. Questo è quello che vediamo noi.
panorama. Cosa si vedrebbe? Il caviaio. Il caviaio. Oggi purtroppo nebbia. Durante la Strafe Expedition, spedizione punitiva del 1916, gli austriaci decisero di scacciare gli italiani dalla cima ad ogni costo. Operarono quindi con un lavoro di mina, iniziarono a scavare la camera della mina dentro la montagna con una perforatrice ad aria compressa. A lavori ultimati riempirono con 14.500 kg di esplosivo e la fecero detonare. Dall'esplosione si creò un enorme cratere, che è questo qui sotto, in cui persero la vita più di 1.000 cittadini, soldati italiani, oggi sepolti nell'ossario del Monte Cimone, posto qui in cima. Ecco, questo è il cratere della mina che ha generato questo cratere e ha abbassato proprio il Monte Cimone di non so quanti metri, e questo è l'ossario del Monte Cimone. Molto interessante questo cartello con tutta la storia della mina. Fermatevi a leggerlo perché è un pezzo di storia. 23 settembre 1916. Allora è praticamente mezzogiorno, sembra che siano le 7-8 di sera, un buio qua poi in mezzo al bosco, è il 30 luglio e siamo praticamente in mezzo alla nebbia, sembra che sia novembre, le 8 di sera, e invece comunque anche questo è molto molto fascinoso. Adesso noi stiamo scendendo per un altro sentiero e concluderemo il nostro anello fino a Tonezza del Cimone. Abbiamo cambiato versante, c'è il sole, bosco col sole. Faggio pieno di tumori benigni, perché il faggio è ancora vivo, però guardate che stranezza, pieno tumore del faggio, ecco, ne abbiamo imparato un'altra. Sì. Tu non trovi stiramenti qua per terra? Anzi, no, questo qua è bianco. Oggi si brinda ad Anguria. Al Cimone! Al Cimone! Al Cimone. E da qua si vede il becco di chi la donna? No, devi andare da un'altra parte.